Uomini e donne oggi, Giorgio senza parole, Gemma lo sorprende. Oggi uomini e donne, Giorgio Manetti e l'elegante sorpresa di Gemma Galgani. Dopo la pausa natalizia, è arrivato il momento di tornare a parlare anche del Trono Over, in onda oggi 10 gennaio 2018 su Canale 5. I protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne sono, come di consueto ormai, Giorgio e Gemma. Nell'ultima registrazione, i due hanno discusso a causa delle parole che il cavaliere del parterre maschile ha utilizzato per parlare della loro intimità. Successivamente, la donna è uscita dallo studio per essere stata chiamata mummia anche da Anna e lo stesso Manetti. La dama è poi rientrata solo grazie al gabbiano che l'ha seguita e baciata dietro le quinte. Oggi, Maria De Filippi annuncia che ci sono tante grandissime novità. A quanto pare, la Galgani non si è ancora data per vinta e ha organizzato una sorpresa inaspettata a Giorgio. In studio va così in onda il video in cui vediamo la dama arrivare nel camerino del cavaliere. La signora lo addobba con delle eleganti stelle e tante altre cose. Alla fine del filmato, la diretta interessata arriva in puntata. In molti si mostrano un po' sconcertati da ciò che la donna ha organizzato per il cavaliere. Successivamente, entra in camerino Manetti. Il gabbiano resta senza parole nel vedere cosa è stato fatto e ammette che una cosa simile può averla organizzata solo una donna di classe. Alcune dame del parterre femminile non approvano la scelta di Gemma. Una signora di nome Marina crede che non sia giusto quello che stia facendo la Galgani, crede che non sia d'esempio alle altre donne. Uomini e donne, Trono Over, Marco contro Gemma. In tutto ciò, Gemma sta conoscendo Raffaele. Quest'ultimo dichiara di non essere infastidito dal comportamento della dama di Torino e sa rispettare le sue scelte. Anche la donna ammette che il cavaliere l'ha saputa consolare e supportare. Marco Firpo non riesce a restare in silenzio e interviene dicendo la sua. L'uomo crede che Gemma stia esagerando e non può fare a meno di fare alcune battute e di darle della disonesta per come parla degli altri al di fuori della trasmissione.